Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della carriera qui su MotoGP 24. Oggi siamo a Bud. La classifica ci dice che siamo a meno 14 da Pecco Bagnaia e partiremo in questa sprint race e in gara solo in settima posizione. Noi ci vediamo in griglia. Nella massima concentrazione, in cui lo sguardo è fisso sulla prima curva e si ripassa a mente il circuito. Ragazzi, eccoci qui in griglia di partenza, pronti per la sprint race. Partiremo con la doppia soft. Comunque ormai manca veramente poco alla fine di questa prima stagione, soprattutto alla fine di questo mondiale. Però adesso dobbiamo solo pensare a portare a casa punti possibili e cercare di recuperare punti possibili a Pecco. Prima dentro, gas a martello e i semafori si spengono a... adesso partiti, siamo partiti così, ma un po' di volte non mi stupisco più. Mentre arriviamo qui in curva 1, seconda marcia, cerchiamo di recuperare qualche altra posizione, andiamo larghi anche perché quelli che erano accanto a noi sono andati un po' larghi qua a contatto con Bezzecchi. Arriviamo qua nel mentre siamo sotto investigazione insieme ad Aleix e a Miller, però vabbè, qua siamo in lotta con le due KTM. Comunque ragazzi, vi dico anche che queste saranno le nostre ultime gare con l'Aprilia Trackhouse, nel mentre riceviamo il primo avvertimento per il contatto in curva 1 e nel mentre anche sotto investigazione per il con un contatto per con Bezzecchi e Vignales. Quelle due KTM vanno molto aggressive, ma noi non ci stiamo a questo punto. Tiriamo la staccata qui su Jack Miller di cattiveria e ci rinfiliamo e ci rimettiamo in terza posizione e ci siamo ripresi il podio. Nel mentre qua davanti abbiamo il duo Ducati Factory, Pecco e Pastelini, non dobbiamo farli scappare, questo sarebbe l'obiettivo. Comunque, come vi ho detto prima, vi do solo questa notizia che queste saranno le nostre ultime gare con la Aprilia Trackhouse, quindi nella prossima stagione potremmo sicuramente cambieremo casacca, ma non vi dico il team perché sarà una sorpresa, anche perché ormai siamo agli sgoccioli di questo mondiale che si sta rivelando veramente fantastico e sta venendo fuori in questo mondiale una lotta veramente di fuoco, veramente bella. Nel mentre tra pochissimo andremo ad iniziare il secondo giro, che sarà il penultimo giro di questa sprint race. Iniziamo adesso il secondo giro nel mentre perdiamo qualcosa da Bagnaia e anche qualcosa da Enea Pastianini, però abbiamo dato un po' di metri a Jack Miller, che sembra essere competitivo in questo weekend. Io ancora mi ricordo il weekend da dimenticare qua appunto su MotoGP 23 con la KTM, che se non ricordo male era il penultimo episodio che portai della serie di MotoGP 23, ma ancora non mi ricordo, ma questo non ci interessa perché noi adesso siamo qui su MotoGP 24 e nel mentre arriviamo qui la prendiamo abbastanza bene questa curva, però siamo usciti abbastanza larghi. Comunque ragazzi, vi dico, un errore in queste ultime gare veramente ci potrebbe costare molto caro per il mondiale. Nel mentre siamo a meno 16 da Pecco, ci passa Pastianini, ma siamo a pari punti con Enea. Quindi come vi ho detto, se non dico male a Misano, attenzione ad Enea perché si potrebbe diventare pericoloso per il mondiale. Stiamo vedendo che adesso è in prima posizione. Noi comunque non stiamo riuscendo a tenere il passo di Bagnaia e soprattutto di Bastianini. I due Ducati per adesso ne ha un po' di più rispetto a noi. Sicuramente non è una cosa positiva, ma sicuramente ce ne dobbiamo fare una ragione. Comunque per adesso Miller non sta riuscendo ad attaccarci, che questa è una notizia abbastanza positiva, iniziando tra pochissimo l'ultimo giro. Usciamo qui dall'ultima curva, usciamo bene con però Miller che c'è alle calcagna, nel mentre il giro veloce di Pastianini in 42.7, non in 43.8, di nuovo la classifica, con Martino un po' più distaccato, ma già questo lo sapevamo anche a Misano che Martino era un po' più distaccato, che forse è quello che potrebbe uscire tra poco per la lotta del mondiale. E qua Miller si fa vedere
Per fortuna siamo riusciti a difenderci abbastanza bene. Come detto, Martin potrebbe essere il primo che tra una o due gare potrebbe uscire fuori dalla lotta per il mondiale. Quindi attenzione, anche se ancora può succedere tutto da qui fino a Valencia, ma ormai manca veramente poco per arrivare a Valencia. Comunque ho notato che Miller aveva provato un attacco, ma è andato largo ed è stato passato da Jorge Martin. Quindi attenzione a Martin, perché ci proverà, sicuramente non rimarrà lì a guardare. Proverà a prendersi il terzo posto, ma noi lo lasceremo molto facilmente, noi lo lasceremo tanto e sicuramente noi lo lasceremo molto facilmente. Questo è certo. Nel mentre avvertimento per Zarco e Mir. Ma per adesso a noi ci interessa che dobbiamo cercare mettere in cassaforte questo terzo posto, che sarebbe buono, che comunque in questa pista lì non è non va bomba come l'anno scorso, come nello scorso MotoGP, e questo è già un fattore abbastanza positivo. L'anno scorso ci ricordiamo tutti che su MotoGP 23 l'intelligenza artificiale era velocissima, noi eravamo molto in difficoltà, mentre Martin si è fatto vedere. Allora attenzione qua all'ultima curva, noi difendiamo molto bene all'interno, usciamo un pelo larghini, ma credo che riusciremo a prenderci la terza posizione. Sì, ce la facciamo, quasi in volata, ma ce la facciamo, ci prendiamo un buon terzo posto, perdiamo solo due punti da Pecco, che però non sono nulla, perché ancora in gara possiamo provare a ricucire di nuovo il distacco a livello di punti. Quindi però Bastianini vince la sprint race e come detto andiamo a meno 16 da Pecco del mondiale, e noi ci vediamo in griglia di partenza per la gara. L'entusiasmo dei tifosi è sempre contagioso e dopo una sprint così c'è poco da aggiungere. Per fortuna il weekend non è finito e potremmo rivedere i tre piloti sul podio darsi ancora battaglia su questo splendido circuito. Ragazzi, eccoci qui in griglia di partenza, pronti per la gara. Partiremo con la doppia media. Attenzione perché si andrà ad annuvolare il tempo, ma non pioverà. Prima dentro, nel mettere qua la visuale, prima dentro, cassa a martello, i semafori si spengono adesso, partiti. Partiamo uguali come nella sprint race, dove perdiamo sempre due posizioni, ma qua in curva 1. E questa volta stiamo un po' più calmi, perché nella sprint race siamo stati abbastanza aggressivi. Qua dobbiamo cercare un pochettino, perché curva 1 è abbastanza pericolosa, può diventare molto pericolosa se si esagera troppo. Qui piccolo contatto con Peter, qua è stato un poco colpa mia. Credo che il MotoGP Steward adesso prenderà qualche provvedimento, questo sicuramente. Qua abbiamo due Ducati che ci mangiano in rettilineo, c'è anche una KTM, no, due KTM, e che cos'è qua? Qua dobbiamo pure frenare, ma noi tiriamo una super staccata, ma qui andremo larghissimi. Mannaggia, e ci ripassano tutti quelli che avevamo ripassato, e ci è passato pure Bezzecchi. Però arriviamo qui in staccata, tiriamo una super staccata, passiamo Brad Binder. Potevamo quasi quasi provare a passare Morbidelli, ma non c'era abbastanza spazio, non si poteva, non avevamo la possibilità. Qua siamo in questo cambio di direzione, noi riusciamo ad infilarci molto bene su Morbidelli, molto bene. E adesso dobbiamo andare a caccia, si fa vedere il nuovo Morbidelli, dobbiamo andare a caccia adesso di Pecco. Nel mentre c'è Martini in seconda posizione, che aveva concluso in quarta posizione nella sprint race. Adesso in seconda posizione, di sicuro ha fatto una buona partenza, e quindi si ritrova adesso qui davanti con un Bastianini che è primo e che veramente da Misano, che è veramente molto in forma. Quindi attenzione, perché Bastianini potrebbe diventare molto pericoloso, più di prima, ecco. E nel mentre andiamo ad iniziare il secondo giro proprio adesso, girando in 49.0, ma da fermi. Arriviamo qua in curva 1 con Pecco, che è sempre qui a debita distanza. Dovremmo provare ad avvicinarci, ma non è facile. Non sarà facile, perché nella sprint race abbiamo visto come Pecco è veloce e non ha avuto proprio il suo stesso passo. Qui siamo usciti anche Maluccio, lo di male, altro che Maluccio. Ci ha passato pure Morbidelli, ma noi qua ci mettiamo in scia, ci mettiamo all'interno e non proveremo a riattaccare Morbidelli. Arriviamo qua in staccata, tiriamo la staccata, vediamo se riusciremo a difenderci, e ci riprendiamo di nuovo la quarta posizione di cattiveria su Morbidelli, che però non ci sta e non molla, ci riprova, non è qua all'esterno, tiriamo una super staccata.
riusciamo a difenderci dagli attacchi di Morbidelli, che anche lui sembra essere un poco in forma rispetto alle scorse gare, quindi ci sta mettendo un poco di filo da torcere, però Bagnai è scappato, ha preso un po' di metri, dovremmo cercare di nuovo adesso, dobbiamo ricominciare tutto da zero e cercare di recuperare il gap perso da Pecco, ma non molliamo, noi ci crediamo fino all'ultimo per cercare di portarci a casa e di prenderci questo podio, ma sappiamo che non sarà facile. Invece dietro di noi abbiamo Morbidelli, Marc Marquez, Binder e Marco Bezzecchi in ottava posizione. Noi nel mentre arriviamo qua all'ultima curva, che cerchiamo di prendere il meglio possibile, nel mentre siamo un secondo e quattro da Pecco, così sinceramente non sto riuscendo a fare, nel mentre giriamo in 44-1 contro il 43-3 di Bastianini, qua andiamo pure abbastanza larghi e perderemo sicuramente qualcosa. Sì, ci portiamo un secondo e quattro, adesso un secondo e mezzo, bene ma non benissimo sinceramente. Allora, vedendo anche che non ci sono altre Aprilia qua tra i primi 8, secondo me sta a significare che proprio questa non è una pista Aprilia al 100%, perché non ci sono nemmeno Vignales e Aleix qua, Morbidelli. Pecco! Di nuovo a terra Pecco, non ci credo! Di nuovo a terra, e qui si riapre il mondiale di brutto che già era aperto di suo, ma qui si riapre di brutto qua. Allora tiriamo una super staccata perché abbiamo la possibilità di prenderci un podio che sembrava ormai perso, ma non ci credo, Pecco a terra, un altro gol, di nuovo colpo di scena dopo aver recuperato dei punti a Misano. Rischiamo e abbiamo la possibilità di recuperarne altri anche qui. Non ci credo, mamma mia, non ci posso credere. Me ne sono accorto proprio all'ultimo, quando Morbidelli era andato un attimo larghino, ma non ci credo. Che colpo di scena, Morbidelli si fa di nuovo vedere, ma comunque quanti colpi di scena da questo mondiale, nel mentre out Vignales e di Gianantonio. Credo ci sia stata una doppia caduta, perché tutto sommato i due auto sono arrivati abbastanza contemporaneamente. Comunque stavo dicendo che questo è, guardate il mondiale, Bastianini passa in testa al mondiale, si porta con 3 punti di vantaggio su Pecco, e noi siamo a soli 9 punti da Pecco. 339 Bastianini, 336 Bagnaia, 330 noi qua, Morbidelli di nuovo, e qua vabbè, uso il rewind, concedetemelo uno, che una volta ogni tanto ci può stare. Sì, vero che potevo limitarmi e non usarlo, questo è anche vero, mentre qua c'è Marquez cattivo e ha una bella possibilità di prendersi il podio, ma noi qua tira però la staccata. Stavo dicendo un'altra cosa, ma me la sono dovuta mangiare questa frase che stavo per dire, però qua va a largo e noi ci rinfiliamo di cattiveria e ci riprendiamo la terza posizione. Però stavo dicendo anche che questa forse non è una pista Aprilia al 100%, perché a Misano c'eravamo noi, c'era anche Aleix e soprattutto mi sa anche Vignales, tra i primi 8, invece qua tra i primi 8 ci siamo solo noi con una Aprilia tra caos, tipo non c'è Aleix, Vignales che si è dovuto ritirare sicuramente per una caduta, quindi sicuramente stiamo limitando un po' i danni a livello di prestazioni delle Aprilia qui in questa pista, ecco, che sicuramente questa non è proprio una pista Aprilia al 100%, dove forse qui la nostra moto forse fa un pelo di fatica in più rispetto tipo a piste come Misano, Silverstone, queste cose qui. Però nel mentre arriviamo qui all'ultima curva, perché tra poco andremo ad iniziare il penultimo giro, abbiamo primo avvertimento, vabbè ci può stare. Comunque andiamo ad iniziare adesso il penultimo giro, arriviamo qua in curva 1, dove vi ricordo che su MotoGP23 fare questa curva era praticamente impossibile, nel mentre Jorge Martin ha il giro più veloce in 43-1, attenzione perché Martin si potrebbe mettere in mezzo provando ad andare a vincere il GP, perché sto vedendo dalla minimappa che Martin è molto vicino su Bastianini, quindi
Attenzione perché potrebbe uscire fuori una lotta tra Bastianini e Martina. Noi ne potremmo approfittare, ma non so fino a quanto, nel mentre qua arriviamo larghi. Sto dicendo non so fino a quanto, ma perché abbiamo anche 5 secondi, quindi non credo che riusciremo a recuperare così tanto, ecco, non credo che riusciremo a recuperare 5 secondi in un colpo. Basta che non fanno, se non fanno tipo un errore micidiale, ecco, e allora lì poi sarebbe un'altra storia, ma non credo che arriveranno a fare un errore del genere. Comunque nel mentre il passo non è male, perché stiamo girando sempre sul 44, adesso 44.1 è stato il nostro giro più veloce, poi 44.3, 44.5, quindi per adesso non è male, stiamo sicuramente salendo, stiamo alzando i nostri tempi, e nel mentre qua siamo andati un pelo larghi, quindi perderemo, forse un 44.5, 44.6 qua. Non capisco perché ho frenato così presto, nel mentre secondo avvertimento, nel mentre siamo mezzo secondo sopra rispetto al nostro miglior giro, quello del 44.1, nel mentre Morbidelli, avete notato che si è fatto vedere, nel mentre di nuovo il mondiale, e Martin se ne va meno 61. Comunque abbiamo registrato un giro sul 44.7, quindi sempre sul 44, questo è un fattore buono, che significa che tutto sommato a livello di passo siamo stati tutto sommato costanti, ecco. Nel mentre adesso dobbiamo soprattutto tenere il passo, perché in questo ultimo giro sicuramente Morbidelli vorrà provare in tutti i modi a prendersi il terzo posto per fare un doppio podio, per fare un doppio podio Ducati Pramac, ma noi sicuramente non glielo lasceremo tanto facilmente, perché proveremo a difenderci. Eccolo qui, Morbidelli ci ha provato, e allora sarà una bella lotta fino all'ultima curva per questa terza posizione. Qua andiamo un po' larghi, attenzione, perché allora Morbidelli si farà vedere, no, non si è fatto vedere. Dobbiamo provare a tenerci questa terza posizione con le unghie e con i denti, anche se non sarà facile, però sappiamo che a livello difensivo siamo molto forti, e quindi sappiamo che possiamo difenderci molto molto bene. Nel mentre sei decimi, credo che, allora attenzione, perché Morbidelli potrebbe aver fatto un errore, perché questo mezzo secondo, sei decimi così in un colpo, in un attimo, potrebbe significare proprio questo, che Morbidelli abbia fatto un errore. E allora dobbiamo cercare di difendere l'interno a tutti i costi, di difendere le traiettorie all'interno in tutti i modi, per anche qua l'ultima curva, per non dare spazio a un possibile attacco di Morbidelli. E usciamo bene da qui, Morbidelli è vicino, lo vediamo come nella sprint race, e ci prendiamo di nuovo una terza posizione. Buono, anche perché recuperiamo qualche altro punticino su Pecco, che era l'obiettivo. Bastianini con questa vittoria si porta in testa al mondiale, Pecco è arrivato decimo alla fine, ha limitato un po' i danni, e andiamo a meno 9 da Bastianini, che adesso è lui leader del mondiale. Ragazzi, eccoci qui sul podio, terzo posto, mi sa da qualche gara che non andavamo a podio, da Silverstone, quindi mi sa da 4 gare che non andavamo sul podio, quindi bene così. Lì allora riusciamo a recuperare qualche punticino e usciamo qua da Bud, avendo recuperato qualche punto, che potevamo uscire da Bud, qua da Bud, perdendo qualche altro punto o perdendo punti, quindi per fortuna riusciamo e arriviamo in Indonesia, dove sappiamo che possiamo provare, non dico di passare in testa al mondiale, ma provarci, dove ci possiamo provare. Però comunque veramente sta uscendo fuori un mondiale veramente molto molto bello, e non ve lo nascondo, mi sto veramente divertendo in questo mondiale, e comunque, come vi ho detto, queste saranno le nostre ultime gare con la biglia e Trackhouse, perché poi cambieremo casacca nella prossima stagione. Però comunque qua riusciamo a salire a livello di XP. Siamo anche qua al menu, la prossima gara sarà in Indonesia, questo è il mondiale. Ragazzi, proviamo a vedere, vediamo il mondiale Moto 2 e il Moto 3. Il Moto 2 augura che potrebbe vincere il mondiale, come nella realtà che già l'ha vinto. In Moto 3 c'è Olgado che è in vantaggio nel mondiale, che è in testa al mondiale. E comunque vabbè, la relazione con i team e con i piloti è buona. La prossima gara sarà in Indonesia. Ragazzi, io vi ricordo il like e l'iscrizione.
e il tempo sarà buono, non ci sarà il rischio di pioggia. E ragazzi, dal vostro Famigamer 90 passo e chiudo. Ooh.